uscita dalla piegata con Rebiglione in vantaggio in seconda posizione. Rebi di cielo, un cordiale buonasera anche dalla postazione Crona, che evidentemente mi vogliono come mummia, visto che l'audio lo sento solo da pochi secondi. Rebiglione avanti a Rebi di cielo, in terza posizione Ressi Poesa S, poi il cuore Rio di Mazzball, per gli interne prova il recupero Romero, avanti a Roxanne va lontano Rocciamelone. Dopo il quarto iniziale in 28.6, per arrivare al secondo quarto, completato in 31.8, per una media di 15.5 per i primi 800 metri. Rebiglione al comando, Rebi di cielo, secondo all'esterno, poi per linee interne sempre Romero, avanti a Rio di Mazzball che è a largo, quindi Ressi Poesa S, 14.3 per il completamento del giro, con Rebiglione avanti a Rebi di cielo, in terza posizione a largo Ressi Poesa S che è all'interno Romero, così lungo l'arco della piegata, con Rebiglione e Rebi di cielo in lotta avanti a Ressi Poesa S, 27.4 la terza frazione, ingresso addirittura con Rebi di cielo al comando. Rebi di cielo scavalca Rebiglione, poi Ressi Poesa S che sta recuperando. Rebi di cielo avanti a Ressi Poesa S, poi in recupero anche Romero, e allora Rebi di cielo avanti a Ressi Poesa S, Romero, Rebiglione, Rio di Mazzball. 29.5 il quarto iniziale, 1.57.3 il tempo totale, la media al chilometro di 1.13.3, inizia vincendo Pietro Gubellini la serata torinese, la serata che coincide nell'occasione con il suo onomastico, per cui buon onomastico Pietro con il successo di Rebi di cielo. Un saluto a Luigi Mignaccio e Matteo Mucichini in studio per l'inizio delle notturne 2013, consentitemi un pensiero un po' polemico. Iniziano le notturne 2013, qualcuno aspetta ancora i soldi delle notturne 2012. Ciao!